Grazie Alberto. Sì, torniamo a parlarne ancora una volta. Pensavamo di aver messo la parola fine a questa storia, invece continuiamo a parlare di Veronica Pavarello. Ricordiamo, giovedì scorso c'era stato appunto la Cassazione che aveva confermato la condanna a 30 anni per l'omicidio di suo figlio Loris, di 8 anni. Perché? Perché questa mattina si è presentata nuovamente in aula per un nuovo processo. Adesso dovrà rispondere di calunnia per aver accusato suo suocero Andrea Stival di aver ucciso il bambino, una versione che non ha mai trovato riscontro, tanto che la posizione dell'uomo è stata archiviata. Noi abbiamo in collegamento Elena De Vincenzo, tu sei a Santa Croce Camerina. Prima di parlare con te però cerchiamo di capire che cosa è successo questa mattina in aula. Tribunale di Ragusa, ore 10:20, arriva Veronica Pavarello, come sempre vestita di scuro, questa volta però bionda, biondissima, la mamma di Santa Croce Camerina condannata per aver ucciso il figlio, il piccolo Loris Stival. Torna in aula da imputata Veronica Pavarello, è il processo per calunnia nei confronti dell'ex suocero Andrea Stival. Stival non c'era neppure oggi perché, come ho detto, lui sta cercando insomma di farci una vita e quindi di mettere un punto, e quindi ha lasciato a me insomma l'onere di rappresentarlo in tutte le aule del tribunale. Veronica ha chiesto di essere sentita, è anche un po' un modo per ribadire la sua verità? Ma io penso proprio di sì, insisterà, per quello che ho potuto capire io dal brevissimo colloquio che abbiamo avuto stamattina, che ha intenzione di ribadire quella che lei correttamente ha definito la sua verità. Come l'ha trovata? Che cosa le ha detto? Ma guardi, lei era preparata a questo tipo di sentenza perché io l'avevo preparata a tutto. Lei vuole dire anche solo una parola? Anche solo insomma l'emozione, quello che si sente. Niente da dire per adesso. Lei comunque era qui anche oggi per star vicino a Veronica? Sempre, e lo sarò sempre. Intanto ci ha raggiunto Roberta Bruzzone. Benvenuta Roberta. Apriamo subito il collegamento con Elena De Vincenzo. Allora Elena, effettivamente insomma aveva detto che si sarebbe presentata a tutte le udienze e ha mantenuto la sua promessa, Veronica Pavarello. Ecco, che cosa sappiamo di questa mattina? E così è stato, davvero. Non ha mancato nemmeno un'udienza Veronica Pavarello. È arrivata ieri a Catania dal carcere di Torino e questa mattina al Tribunale di Ragusa. Oggi Veronica non ha parlato, ma avete sentito il suo avvocato, l'avvocato Villardita, lo farà, lei vuole parlare, non ha cambiato versione, dunque molto probabilmente ribadirà quella che è la sua verità, e cioè che quella mattina qui nell'appartamento dove tutto è accaduto lei non era sola, ma era insieme ad un altro uomo, e quell'uomo per Veronica è Andrea Lorella. È il suocero, ma era presente questa mattina il suocero calunniato, Elena? No, Andrea, l'ex suocero di Veronica, appunto non era presente in aula, ha fatto capire anche ai giornalisti che lui desidera ritrovare un po' di tranquillità, un po' di quella serenità che sicuramente questa vicenda dolorosa gli ha tolto. Una vicenda dolorosa che continua, no? Veramente pensavamo di aver chiuso con e questa storia. E non è neanche storia, l'ultimo capitolo questo. E non è neanche l'ultimo capitolo perché poi c'è un altro processo per la minaccia di morte. Un altro processo a gennaio. All'udienza finale dell'appello. Ma lei appunto continua in qualche modo. Beh, ma no? Allora, intanto non mi stupisce minimamente che sia presente a tutte le udienze, perché dal suo punto di vista quello ormai è il suo pubblico, quindi per lei è irrinunciabile sotto il profilo proprio psicologico mancare a un'udienza, perché nella sua vita carceraria questi sono gli eventi di maggiore interesse, quindi sicuramente seguirà tutte le udienze di questo grado e i prossimi. Però ricordiamo che lei non è mai stata creduta perché c'è un alibi. Ma ripeto, Stival ha una posizione granitica, la archiviazione della procura interviene perché loro giustamente hanno fatto tutta una serie di verifiche, perché l'hanno indagato in seguito alle accuse mosse dalla
dalla ex nuora, ma chiaramente tutte le verifiche fatte con l'ausilio di tutti gli strumenti possibili e immaginabili, non ultimo le videocamere che sono state utilizzate anche per incastrare lei, l'hanno escluso senza margini di dubbio. Quindi questa signora mente come ha fatto dall'inizio di questa storia, e lo fa spudoratamente perché non ha la benché minima sensazione di colpa, non ha senso di colpa, non ha benché minimo anche senso di vergogna nei confronti di quello che fa. Ormai la sua vita sa bene che ha preso una direzione molto precisa, che non è una direzione molto costruttiva, quindi cerca di fare il più danno possibile a quella famiglia. Ma potrebbe peggiorare anche la sua situazione personale. Ma peggiorerà, sicuramente peggiorerà. Noi vogliamo mostrarvi adesso un documento assolutamente esclusivo, perché Veronica racconta agli esperti come sarebbero andate le cose esattamente quel 29 novembre. Sentiamo questa prima parte e poi ne parliamo insieme. Mi sento in colpa perché sono stata zitta. Mi sento in colpa perché credo di proteggere mio figlio, Diego. Ma allo stesso punto sto proteggendo anche qualcun altro. Mi sento in colpa perché avrei voluto fare qualcosa, ma anche io sono responsabile. Non sono riuscita a proteggerlo, e sono stata zitta, è stata la paura. Forse aveva capito più di quanto io non immaginassi. Questa è la prima parte della sua Questa è la prima parte della terza versione delle sue confessioni, perché partiamo da io non c'ero, non sono stata io, è stato il mostro pedofilo che ha ucciso mio figlio, per arrivare poi alla seconda versione, a orologeria, quando ha visto che la situazione insomma si metteva piuttosto male. Seconda versione, è stato Loris che giocando si è messo le fascette, sia quelle ai polsi che quelle al collo. Terza versione, quando ha capito che anche la perizia psichiatrica stava andando nella direzione della piena capacità di intendere e di volere, pur mantenendo una condizione sicuramente di disarmonia della personalità, di disturbo della personalità, ma non in grado di inficiare la sua capacità di autodeterminazione, appunto salta fuori la terza versione. Questo è l'inizio dell'interrogatorio in cui lei porta all'attenzione degli inquirenti la presunta presenza del suocero, che è il processo per calunnia. Sentiamo la seconda parte. Mio figlio era spaventato, aveva paura, lo vedevo dalla sua faccia. E quando Andrea mi ha detto prendi qualcosa per tenerlo fermo perché è troppo agitato, io non lo so perché ho preso quelle fascette e gliel'ho messe in posto. Nel frattempo ho isolato il telefono. Ho chiuso la porta della cameretta e sono andata in camera da letto a parlare al telefono con Davide. Non gli ho fatto capire nulla, che ci fosse Andrea a casa. Ho lasciato il telefono sul letto e sono andata verso la cameretta dove l'avevo lasciato. Ho aperto la porta. L'ho visto di scatto, mi ha dovuto allungare il braccio e prendere il filo sulla scrivania. E lì che sono rimasta pietrificata. L'ho spinto, avevo gli occhi spalancati di mio figlio che mi guardavano, ma io come se non riuscivo a fare niente, non riuscivo a fare niente. Sono arrivata in cameretta e ho tagliato la fascetta, ma si è caduto a terra completamente. L'ho girato due volte, cercando di battere i pugni nella schiena, cercando di... I graffi che avevo al collo erano le mie mani, le mie unghie, perché non riuscivo a credere a quello che era accaduto, cercare di... come fargli prendere aria, cercavo. Veramente colpiscono. Questa versione è sconfessata dai dati medico-legali. Il professor Iuvara ha fatto un lavoro autoptico straordinario, di una precisione veramente... insindacabile, purtroppo, ripeto, non voglio entrare in dettagli macabri visto l'ora, ma vi posso assicurare che l'arma del delitto è una fascetta.
non è un cavo telefonico. E sul punto non ci si può proprio avere alcun dubbio, perché c'è un marchio sul collo del bambino che non lascia spazio a diverse tipologie di strumenti atti a strangolarlo. Quindi, ripeto, questa donna mente, facciamocene una ragione. Esistono soggetti del genere, mentono spudoratamente senza benché minimo senso di colpa, e è giusto che finisca sotto processo per calunnia, che magari anche da monito per altre persone che purtroppo hanno lo stesso vizietto. Elena De Vincenzo, vorrei tornare da te in collegamento, perché tu hai seguito questa storia fin dall'inizio. Ecco, hai notato dei cambiamenti in questa donna? Cosa ti colpisce di più? Sicura? La prima volta che abbiamo incrociato una Veronica Panarello sotto accusa eravamo proprio in questa strada, ed era una ragazza, sì mamma, ma una ragazza di 26 anni che si copriva il volto, si copriva con la figura del marito. Oggi sicuramente c'era una donna di 31 anni in aula, concentrata, sguardo fermo, nessuna particolare reazione se non appunto quella della concentrazione. Io oggi ho avuto la possibilità di vedere anche altre parti di quel documento, che sì, avete ragione, è difficile anche da guardare e da ascoltare. E Veronica anche lì spiega i suoi cambi di versione con in qualche modo una tutela nei confronti di se stessa, cioè un'incapacità di accettare quella realtà. E allora dice: io avevo unito due giorni, il giorno prima avevo fatto una cosa, l'ho trasportato nel giorno seguente. Lorella. Per giustificare anche le varie versioni, ma certamente. Sì, ma con scarso successo. Poi alla fine, ripeto, proprio questa sua modalità di continue menzogne, di continue versioni, è stato l'elemento principale che ha portato alla sua accusa, oltre a una micidiale mole di riscontri di tipo probatorio, non ultimi di tipo medico-legale. Parliamo di questo processo, sì. L'esito è scontato, vista la pena, parere, che è stata confermata anche dalla Cassazione? A mio parere sì, cioè non se ne esce, visto e considerato che la posizione di Stivale è stata archiviata, che le accuse che lei muove sono gravissime, e che c'è comunque questo tipo di processo in corso, credo che la condanna in Cassazione porti inevitabilmente... Non potranno esserci colpi. No, perché lì c'è un'accusa precisa, cioè lei lo colloca temporalmente nello stesso spazio, nello stesso luogo in cui è avvenuto l'omicidio, e addirittura ne attribuisce a lui la parte principale. Ragazzi, cioè, se non è calunnia questa, allora francamente non saprei cos'altro considerarla. Dicevamo che non è l'unico processo, perché appunto ce n'è un altro per gennaio nel 2020, appunto perché la donna dovrà rispondere delle minacce di morte che appunto sono state pronunciate sempre nei confronti del suocero. Riascoltiamo. Sei contento? Lo sai cosa ti dico? Non è che addio, che ti trovo morto, che ti ammazzo come ti mando adesso! Ti ammazzo come ti mando! Comunque non può essere giustificata. Elena, ci si aspettava una reazione così? Questa è stata appunto la sua reazione alla lettura della sentenza di Cassazione? Questa reazione sicuramente no. In altri momenti Veronica aveva avuto degli atteggiamenti di insofferenza, magari con qualche parola, movimenti delle braccia, delle mani, delle gambe, ma questa reazione in realtà nessuno se l'aspettava. Che cosa ci si aspetta come pena, Elena, per questo processo? Allora, per calunnia si può arrivare fino a una decina di anni di carcere, naturalmente come pena. Un dettaglio, non c'è stata una richiesta di risarcimento precisa da parte di Andrea Stival. Insomma, lascia tutto ai giudici. Quello che lui ci ha fatto capire vuole è in qualche modo arrivare a una fine. Certo, è incredibile che peggiori ulteriormente una situazione che già è però drammatica. Mettiti nei panni di un soggetto con queste caratteristiche. Si accolla una seconda sentenza di condanna, la frustrazione è enorme, la rabbia chiaramente, anche la vergogna, e a quel punto che cosa fa? Scarica sul soggetto che lei ormai ha individuato come target per cercare in qualche modo di salvarsi e di sottrarsi dal suo destino giudiziario. Sotto il profilo psicopatologico non fa una piega. E sta peggiorando sempre di più, certo, la situazione. Grazie Roberta, grazie alla nostra Elena. Devi...